da un anno e mezzo che ho iniziato il mio percorso e sin dall'inizio mi sono prefissata che l'obiettivo principale sono io e la mia vita. Ho lasciato una vita passata alle spalle, ma ho intenzione di riprendermela, e, anche se non al 100%, ma di tornare attiva per come lo ero. È un tumore del sangue molto aggressivo che ha un impatto importante sulla qualità di vita dei pazienti. Il mieloma multiplo è una patologia ancora poco conosciuta, spesso diagnosticata non tempestivamente per il carattere specifico dei suoi sintomi. E fa leva sulla metafora della scherma, l'invito rivolto a tutti i cittadini da Mieloma ti sfido, campagna di sensibilizzazione promossa da AIL insieme alla Lampada di Aladino, con il coinvolgimento di due paladini d'eccezione, Aldo Montano ed Elisa Di Francisca. Sfidiamo il mieloma multiplo. Non abbassiamo mai la guardia. Beh, una campagna molto importante che tende a sensibilizzare l'opinione pubblica sui temi del mieloma, ma anche di far conoscere sempre di più al malato la malattia, come si può curare. Il messaggio importante che noi come AIL vogliamo lanciare soprattutto alle istituzioni è che oggi i soli farmaci non bastano per guarire un malato e per garantirgli una qualità di vita adeguata. Un malato come quello del mieloma, oltre alla terapia, ha bisogno di altri supporti, ha bisogno di essere accompagnato in ospedale, ha bisogno dell'assistenza domiciliare, ha bisogno di tutta una serie di medicine che sono anche costose. L'AIL, da questo punto di vista, in prima persona ha attivato una serie di misure a favore del malato di mieloma. La Lampada di Aladino si inserisce in questa campagna come promotore e nella sua filosofia, nella sua mission e nella sua vision dare una crescita continua anche alla propria formazione. Quindi è in campo con AIL, è in campo per promuovere la conoscenza di una malattia che rispetto agli altri è una malattia che si sta sviluppando, sta coinvolgendo più parti d'Italia, e quindi è giusto portare una conoscenza diffusa, capillare, su cosa si fa a livello clinico, cosa si fa a livello associativo e come le due aree compenetrandosi possono dare un vero, reale aiuto ai pazienti, ma anche alle famiglie dei pazienti. I grandi progressi della ricerca hanno consentito di mettere a punto tante terapie innovative per questa malattia, una malattia che ricordo una quindicina di anni fa era rapidamente mortale nel 100% dei pazienti entro 2-3 anni. Oggi già siamo arrivati a un allungamento della sopravvivenza di circa 10 anni in tutti i pazienti, con un ottimo recupero della qualità di vita degli stessi. Quindi questo è già un grande successo. La malattia è difficile da eradicare, quindi c'è sempre il rischio della ricaduta della malattia, però fortunatamente nell'armadietto dei medicinali abbiamo tanti medicinali innovativi che possiamo utilizzare in sequenza per poter dare un'altra stoccata positiva alla malattia. La scherma è un po' la metafora, no, di quella che è la lotta tra il paziente col mieloma e la malattia. È un dare e ricevere stoccate positive e stoccate negative che possono creare stress al paziente, perché un paziente che pensa di aver risolto la malattia e si vede poi la ricaduta di malattia entra veramente in una crisi psicologica importante, ma può rialzarsi e può vincere la battaglia. Questo è quello che speriamo che succeda. La campagna di sensibilizzazione sul mieloma multiplo approda in Sicilia, a Palermo, con l'installazione itinerante I Duellanti, allestita fino al 17 ottobre in Piazza Verdi, per veicolare ai cittadini il messaggio chiave, sintetizzato nell'hashtag ufficiale Io ti sfido.